Dopo mesi di attenti lavori e restauri artigiani, si riaprono le porte dello storico locale milanese Bar Pasticceria Taveggia, grazie agli sforzi e all'entusiasmo di Alessio e Antonella Conti e Paolo Maino, che da anni gestiscono la centenaria pasticceria bolognese Gamberini 1907. Uno spazio di ottima pasticceria, ma anche un luogo per fare una pausa dalla solita routine, che unisce passato e presente in un mix perfetto di storicità e freschezza. Punto di forza, la luce, che torna finalmente ad illuminare un gioiello tutto milanese. Noi abbiamo incontrato prima di tutto l'amore per i locali storici e poi due locali storici italiani, che sono il Gamberini di Bologna e il Taveggia. A un certo punto si è presentato nella nostra strada. Noi siamo tre soci che gestiscono alcuni locali. Nasciamo in una piccola realtà, io e mio fratello in un'azienda di famiglia, in una pasticceria artigianale. Poi lui si trasferisce a Milano, lavora da Cova in via Monte Napoleone, dove conosce Paolo Maino. E lì nasce l'idea di trovarci e di portare avanti un'idea di pasticceria tradizionale. Questo locale ha un'anima, i locali storici hanno un'anima, se gli togli quell'anima finisce la storia. Se invece quest'anima la spolveri, la luce, la coccoli, e questo è il nostro obiettivo, li rendi vivi. E poi loro restituiscono quelle coccole che ha ricevuto ai clienti. E perciò questa è la nostra idea. Cioè persone che entrano in un ambiente si sentono per un attimo coccolati e per un secondo dimenticano il problema che era prima della porta. Il Taveggia nasce nel 1909 vicino a Porta Venezia, ma in questi locali nel 1930 Gaetano Moretti crea, l'architetto che ristruttura e crea questo locale, crea questa meraviglia in stile Liberty. Purtroppo molte cose sono andate perse, ma tante altre sono rimaste originali. La boiserie, l'imbotto della porta meraviglioso, tanti altri elementi, il bancone completamente originale, e quindi ecco, dal 1930 ad oggi abbiamo la fortuna di ritrovarci queste bellissime cose, tra cui anche questi lampadari meravigliosi. Chiaro che per recuperare i locali storici di questo genere bisogna rivolgersi ai professionisti del settore, perché comunque le parti tecniche vanno integrate con quello che sono comunque il fattore innovativo, perché chiaramente alla nascita di questi locali non avevamo un supporto tecnico così importante, quindi è chiaro che l'artigiano riesce a ristrutturare, restaurare e a introdurre poi quello che di tecnico e di novità, ovviamente all'avanguardia, ci serve, quindi vetrine refrigerate in determinati modi piuttosto che macchine per il caffè, insomma, per intenderci, la tecnologia avanza e quindi restiamo al passo con i tempi, pur cercando di rispettare quello che è ovviamente la storicità di questo locale. In tutti i locali storici in cui siamo subentrati è chiaro che insomma, non si può stravolgere quello che è la storia dei locali, soprattutto di un locale come questo che fa parte del cuore dei milanesi. Forse negli anni passati, quando parla di passati, si parla veramente qualche anno fa, c'era un po' questa moda di chiudere, di dare privacy alle persone. Oggi sappiamo benissimo che le persone vogliono essere visibili, e perciò abbiamo deciso di aprire il più possibile il locale, di renderlo con le pitture più chiare, il più luminoso possibile, e questa è un po' la scelta. Per quanto riguarda poi il discorso della linea dei dolci, è chiaro che un po' di spunto internazionale c'è, bisogna cercare di aprirsi un pochettino ai vari mercati, pur mantenendo sempre la tradizione e la qualità, cercando magari di dargli un tocco di nuovo, insomma, uno rispolvero, e anche sotto l'aspetto estetico si cerca di curare il particolare con frutta di bosco piuttosto che decorazioni in cioccolato, ecco, diciamo un po' la linea produttiva è questa. In questo momento la sfida più grande è trovare il personale giusto, che è professionale, che è appassionato, perché comunque il nostro è un settore di grande sacrificio, e quindi se non hai una vera passione che ti motiva, difficilmente riesci a reggere i ritmi e i tempi che per forza di cose questo lavoro ci impone. Io penso che non bisogna mai dimenticarsi il passato. Se vogliamo dimenticarci il passato, forse diventa meno bella anche l'innovazione.